Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Insediata a Palazzo Cesaroni la commissione d'inchiesta sulle imprese per la mobilità pubblica. Le consigliere regionali Carla Casciari del Partito Democratico e Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle sono state elette rispettivamente presidente e vicepresidente della commissione d'inchiesta che approfondirà le questioni relative alla gestione delle imprese della mobilità pubblica partecipate dalla Regione Umbria, con l'obiettivo di individuare le cause dell'attuale crisi finanziaria di Umbria Mobilità e di altre imprese della mobilità operanti in Regione. L'organismo d'indagine dell'Assemblea Legislativa è stato insediato alla presenza della Presidente Donatella Porzi, che ha augurato buon lavoro ai commissari, auspicando che i risultati finali siano utili per fare verifiche ed analisi su una questione di rilevante interesse pubblico. Ho accettato con grande responsabilità questo incarico di Presidente della Commissione perché ritengo che è nostro dovere andare a fondo nelle questioni. Lo faremo appunto con le competenze che lo Statuto e il Regolamento dell'Assemblea Legislativa ci dà e ci garantisce, insieme devo dire ai colleghi di minoranza. Spero che sia un lavoro costruttivo per tutti, spero di poter accompagnare dei chiarimenti importanti per la credibilità della politica umbra e anche per la gestione di un servizio così importante come è quello della mobilità e del trasporto pubblico locale. La nostra volontà e quella che porteremo sul tavolo della Commissione è quello di far luce pienamente sulla situazione, sui problemi legati al trasporto pubblico locale, partendo dalla situazione attuale, grave situazione attuale della chiusura della Ferrovia Centrale Umbra, ad andare indietro. Questa è la proposta che noi facciamo e ci auspichiamo che la Commissione tutta vorrà accogliere la nostra proposta. Prende così il via l'attività dell'organismo d'indagine nato dall'iniziativa dei consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle, iniziativa fatta propria anche dagli altri colleghi di opposizione, Nevi di Forza Italia, Mancini e Fiorini, Lega, Ricci e De Vincenzi, Ricci presidente, Squarta Fratelli d'Italia. La proposta dei firmatari era stata depositata il 30 maggio scorso e, dopo alcuni rinvii legati a questioni procedurali, ha ottenuto il via libera formale dall'Assemblea Legislativa con la deliberazione adottata all'unanimità il 27 giugno. Approvate in prima commissione consiliare le modifiche alla legge sulle nomine e designazioni di competenza regionale. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità le modifiche alla legge 11 del 95 sulle nomine e designazioni di competenza regionale, proposte da Maria Grazia Carbonari, Movimento 5 Stelle, e Andrea Smacchi, PD. L'approvazione di questa legge, hanno sottolineato Smacchi e Carbonari, è un passo in avanti che l'intera Commissione ha fortemente voluto per tutelare e garantire la massima trasparenza e il massimo supporto possibile all'attività dell'Assemblea Legislativa. L'atto rappresenta una svolta importante anche per la possibilità di selezione di professionisti che sono a supporto dell'intera Assemblea nei collegi in cui vengono indicati, ponendone in primo piano la professionalità e le competenze. Dopo 22 anni era opportuna una revisione della legge sulle nomine regionali che risale oramai al 1995 e le modifiche sono state proposte dopo un'attenta verifica con le normative delle altre regioni. La legge nasce come sintesi delle proposte del Presidente e del Vicepresidente della Commissione ed è stata poi fatta propria dall'intera prima con un voto all'unanimità. Su atti di questo genere, hanno concluso Smacchi e Carbonari, non ci sono divisioni. Tra le principali novità che vengono introdotte, ricordiamo che sarà sempre l'Assemblea Legislativa a votare le nomine. Queste nomine saranno divise in due categorie in base all'esperienza e all'importanza dei collegi in cui i professionisti verranno indicati. La Commissione avrà la possibilità di approfondimento rispetto alle domande presentate sulla base di bandi di selezione per i collegi che andranno in scadenza. E la prima commissione consiliare, presieduta da Andrea Smacchi, ha ascoltato in audizione i sindaci del territorio sulla sede legale della ASL 2.
La prima commissione consiliare, presieduta da Andrea Smacchi, ha ascoltato in audizione i sindaci del territorio dell'ASL 2 sulla mozione a firma dei consiglieri di centrodestra e liste civiche, Nevi Forza Italia, Ricci e De Vincenzi, Ricci Presidente, Fiorini e Mancini Lega e Squarta Fratelli d'Italia, che impegna la giunta regionale ad individuare Terni come sede legale definitiva dell'ASL 2. La mozione era già stata portata in aula, dove si era deciso di rinviarla in commissione per approfondimenti, in particolare per capire come mai non sia stato ancora acquisito il parere della competente conferenza dei sindaci, senza il quale la giunta non è intenzionata a procedere. Il vice sindaco di Amelia, Andrea Nunzi, ha ricordato che in più occasioni il consiglio comunale si è espresso in favore dell'assegnazione della sede legale della L'AS 2 a Terni. Anche il sindaco della città capoluogo, Leopoldo Di Girolamo, ha sottolineato come il Consiglio Comunale abbia votato un documento all'unanimità che invita ad indicare correttamente la sede legale in via definitiva al capoluogo provinciale. La conferenza dei sindaci non è ancora riuscita ad approvare il regolamento che governi le sue funzioni, ha spiegato, e questo ha ritardato il parere che avrebbe dovuto dare all'atto. Vista l'iniziativa opportuna che ci consegna l'Assemblea legislativa, ha proseguito Di Girolamo, sarà mia cura fare un ulteriore tentativo, riconvocando l'Assemblea dei sindaci, proponendo un regolamento per passare poi alle nomine e alla discussione su questa proposta. L'assessore regionale alla salute, Luca Barberini, ha illustrato ai membri della terza commissione consiliare la proposta di regolamento sui servizi residenziali per minorenni, che è rivolta a quelli che si trovano fuori dalla famiglia, poiché temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo oppure abbandonati, ai minori stranieri non accompagnati e a quelli provenienti dall'area penale. La proposta scaturisce dalla necessità di tutelare con efficacia il superiore interesse del minorenne e i suoi diritti in accoglienza eterofamiliare, disciplinando i servizi residenziali in cui si realizza l'accoglienza dei minorenni, con particolare attenzione al rispetto dei diritti, della risposta ai bisogni, delle relazioni significative, della progettualità di sostegno inclusivo alla crescita e in vista della progressiva acquisizione di autonomia. L'assessore ha spiegato che la proposta della Giunta rinfresca la situazione normata dal regolamento di 12 anni fa e introduce elementi di novità. Per la prima volta in Umbria recepiamo disturbi neuropsichici di infanzia e adolescenza. Vi sarà una nuova modularità nell'accoglienza, con i minori molto piccoli nelle case famiglia e i ragazzi verso una soluzione diversa, in appartamento. Le strutture residenziali in Umbria sono 45, alcune pubbliche, altre autorizzate. Interventi e autorizzazioni sono a carico dei comuni, quindi delle zone sociali, come ha stabilito la legge quadro 328. I requisiti minimi strutturali sono stabiliti da un decreto ministeriale, professionisti presenti in struttura, pena la decadenza dell'autorizzazione, spazi adeguati per dare la sensazione di una casa. I minorenni saranno accolti in case famiglia, comunità educative di pronta accoglienza, con genitore o in gruppi appartamento, più altri progetti sperimentali che saranno valutati ed eventualmente applicati nel nostro territorio regionale. Per l'inserimento di minori stranieri non accompagnati ci saranno limitazioni percentuali predefinite nelle singole strutture. Saranno i magistrati a provvedere all'inserimento di minori provenienti dall'area penale. Su richiesta del vicepresidente Sergio De Vincenzi, la Commissione Sanità e Servizi Sociali dell'Assemblea Legislativa ha ascoltato in audizione il direttore generale dell'azienda USL 2 Imolo Fiaschini, il direttore sanitario Piero Manzi, il direttore amministrativo Enrico Martelli e il sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani. L'argomento è stato le criticità dell'ospedale Santa Maria della Stella, ospedale che è più distante dalla rete regionale dell'emergenza e con il carico maggiore di utenti extraregionali. Il consigliere De Vincenzi ha chiesto un confronto in commissione sanità con i vertici dell'ospedale dopo aver rilevato che molti posti letto sono occupati da pazienti cronici o con patologie che prevederebbero altre strutture di accoglienza. E persiste il problema dell'allungamento delle liste d'attesa per visite specialistiche, che ha generato una prassi disfunzionale per cui un paziente, proprio per evitare lungaggini, si presenta al pronto soccorso, acutizzando il problema per cui chiedeva di essere visitato, sapendo che in questo modo si ottiene un risultato in tempi più rapidi che attraverso la prenotazione tramite CUP. Per De Vincenzi, che ha chiesto un sopralluogo della commissione su tutte le strutture, i problemi lamentati dall'utenza sono molti.
Il sindaco Germani ha consegnato alla commissione presieduta da Attilio Solinas la delibera che illustra il lavoro svolto da una specifica commissione temporanea dell'amministrazione comunale di Orvieto su liste d'attesa e prestazioni sanitarie, ove si legge: il piano straordinario per il contenimento delle liste di attesa non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Il sistema RAU garantisce le urgenze, ma l'esecuzione delle prestazioni differite o programmate supera ampiamente gli obiettivi indicati dalla normativa regionale. L'istituzione del CUP regionale, considerata la gestione non ancora uniforme sul territorio, costringe i pazienti a lunghi spostamenti, orientando chi può verso l'attività privata o intramenia. Necessaria l'implementazione del personale sanitario e un impiego delle attrezzature che copra l'intero arco della giornata con un utilizzo flessibile delle risorse umane. Nel documento viene chiesta anche la realizzazione della Casa della Salute, visti gli spazi ormai disponibili della caserma Piave e dell'ex ospedale. Il direttore generale Fiaschini ha dunque fatto il punto sulla situazione. Abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione un tavolo tecnico per sistemare alcune cose su CUP e liste d'attesa, volendo evitare i tempi troppo lunghi. Il problema delle liste d'attesa finirebbe, ha detto Fiaschini, se lo specialista desse lui stesso l'appuntamento successivo al paziente che sta visitando, fissandogli data, ora e luogo, senza ripassare dal medico di famiglia. Il direttore ha quindi illustrato i numeri dell'ospedale di Orvieto: 2.418 interventi chirurgici nel 2015, 2.483 nel 2016 e nel 2017 sono già 2.596. Nel piano di riordino i posti letto passano da 160 a 175, la sala operatoria per le emergenze ostetriche è stata fatta. C'è la copertura H24 del neonatologico che non c'era, entro fine anno la stroke unit dove c'è da integrare il personale infermieristico come per medicina e chirurgia. Il personale di radiologia è stato completato, è in atto il percorso per la risonanza magnetica con le offerte ricevute da varie ditte. L'ospedale sta funzionando, ha ribadito Fiaschini, deve poter lavorare meglio, abbiamo dovuto stoppare qualcosa, per l'H24 servono almeno 7 responsabili, potremmo riaprirlo entro 2 mesi. Con l'inserimento di altri medici a compensare quelli che se ne sono andati, ma dovranno fare la formazione. 3 cardiologi non bastano, a Ferragosto era presente solo il primario, di notte e di giorno, dovremmo essere a posto a inizio 2018. Mancano ancora un paio di persone per far funzionare il pronto soccorso come vorremmo, ha detto il direttore, dato che alcuni medici hanno scelto di lavorare altrove. Continuano le iniziative istituzionali per il ventennale del terremoto del 1997, oltre alla visita ad Assisi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'omaggio di Nocera Umbra ai Vigili del Fuoco. In questo servizio di Alberto Scattolini. La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi lo scorso 3 ottobre, invitato dalla Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, ha rappresentato un momento di straordinaria importanza e valore nell'ambito degli eventi programmati all'interno delle celebrazioni per il ventennale del sisma del 1997. Tra i passaggi più importanti dell'intervento del Presidente Mattarella, sottolineati nel corso dell'incontro al Teatro Lirico con i massimi rappresentanti istituzionali della Protezione Civile e rappresentanti delle associazioni del volontariato, l'auspicio che venga predisposto un patto nazionale per la prevenzione delle calamità. Il primo pensiero è alle vittime del terremoto di 20 anni fa. Il secondo motivo è un grazie. Un grazie molto grande a coloro che sono impegnati nel soccorso, nell'aiuto, nel sostegno alle popolazioni colpite. Un grazie e un apprezzamento per la ricostruzione. Abbiamo sentito dalle parole della Presidente Marini come la ricostruzione sia avvenuta nei luoghi, ricostruendo dov'era e il patrimonio che era stato distrutto o messo in pericolo, ma rendendolo più bello e più sicuro. Io auspico che vi sia altrettanta solidarietà, che si riesca a esprimere al di fuori dei momenti drammatici. Vi è bisogno di solidarietà sull'altro versante che ci riguarda dopo i terremoti, la prevenzione. La campagna di informazione che si svolge è preziosa, è efficace, dà risultati, fa crescere la coscienza comune del nostro Paese.
Rimanendo nell'ambito delle iniziative legate alle celebrazioni della ventennale del sisma del 97, una delle città più duramente colpite e uno dei luoghi simbolo di quel terremoto, Nocera Umbra, ha voluto rendere merito all'attività dei Vigili del Fuoco. Un grazie che insieme alla Regione dell'Umbria abbiamo voluto giustamente dare al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nocera oggi li ha ringraziati nuovamente per il loro grande contributo nel sisma del 97 e per tutte le attività che svolgono quotidianamente nella nostra Italia. Sì, noi siamo molto compiaciuti di questo evento che il Comune e la Regione hanno voluto dedicare per l'intera giornata ai Vigili del Fuoco nell'ambito delle celebrazioni del ventennale, perché Nocera Umbra per noi ha rappresentato una nella memoria di tutti coloro che si sono avvicendati non solo dall'Umbria ma da ogni parte d'Italia, una delle circostanze drammatiche più particolari, più sentite. Quello dei Vigili del Fuoco nella gestione delle emergenze sismiche è un ruolo di primaria importanza. I primi interventi per salvataggi di persone partono con loro, a questo legano subito dopo le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione delle macerie. Un'attività che si allarga al recupero di beni dagli edifici danneggiati, svolgono poi verifiche tecniche e strutturali fino alla messa in sicurezza degli edifici. Solitamente sono gli eroi dei bambini, ma anche di chi ha vissuto calamità naturali di ogni genere. I numeri sono elevatissimi, i numeri che si richiamano al soccorso. Potrei citare un numero che complessivamente annovera nell'ultimo anno tra le emergenze, quella del terremoto del centro Italia, tra gli incendi boschivi e anche quelli ordinari di tutti i giorni, oggi superiamo il milione di interventi. Sono numeri notevoli, ma che però indicano anche quello che è una situazione pesante che vive il territorio legato al degrado naturale, a quello antropico, e su cui dovremmo fare qualcosa che vada oltre la dimensione del mero soccorso. Mi dissero vai a Nocera Umbra, cioè io non conosco tutto il territorio italiano, per cui arrivare a Nocera mi dissero al palazzetto dello sport è il punto di riferimento. Allora quando ci arriva in un comune e trovi l'istituzione, cioè il comune crollato, danneggiato, la sede dei carabinieri non era più fruibile, una serie di strutture inagibili, devo dire il sindaco Petruzzi scioccato, mi tremavano le gambe, devo dirti. Dopo 20 anni come trovano Nocera? Beh, devo dire trovo Nocera finalmente vivibile. Quello che credo, e grazie anche all'invito del sindaco che ho ricevuto molto volentieri e ho accettato, Nocera deve essere vissuta, per cui deve rientrare in un percorso turistico e amare Nocera. Effettivamente è stato l'inizio drammatico, perché non ci rendevamo conto di quello che stava succedendo. Ci siamo accorti anche che il danno era più grave di quello che si poteva immaginare. Abbiamo seguito poi la strategia impostata sull'intervento immediato per alloggiare le persone. Devo dire che la nostra città, che risale al Medioevo nelle parti più antiche, è stata curata anche dal punto di vista del rispetto della storia di questo impianto. Oltre all'assessore regionale Giuseppe Chianella, ha partecipato all'evento il responsabile della protezione civile regionale Alfiero Moretti. Il fatto di Nocera, siamo qui a Nocera, è un caso emblematico, un comune di 5.000 abitanti che è stato travolto in termini numerici da un evento largamente superiore alle sue capacità. Andava, secondo me, pensate politiche di sostegno e non lasciare il comune da solo in prima fila, che se le cavata bene per quello che poteva fare. Eventi che a lungo andare hanno comportato difficoltà anche nella gestione del personale, nella ricostruzione, nell'allungamento di qualche tempo, ma per il resto tutto sommato il modello era un modello positivo. Poi chiaramente non è un modello replicabile, perché lì c'erano delle situazioni precise, in altri eventi abbiamo altre situazioni. Abbiamo rifatto vedere a tutti una Nocera ricostruita, una Nocera sicura, una Nocera bella, che con la discesa del tricolore
dal nostro campanaccio ricostruito vuole proprio lanciare un grande messaggio di speranza e di sicurezza per il futuro e per la nostra Umbria. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda su tutte le emittenti televisive della Regione ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa e ovviamente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.